Ecco, vorremmo in quell'appuntamento proprio fare il quadro, approfondire con tanti amici delle istituzioni, di altri corpi intermedi, su quali saranno, ecco, su quale sarà il nostro futuro, il futuro di un mondo che, non dimentichiamocelo, rappresenta nel nostro paese qualcosa come oltre 100.000 associazioni e società sportive, di base, che si impegnano ogni giorno per la coesione delle nostre comunità, quindi oltre agli aspetti puramente importanti, competitivi, si occupano proprio della crescita dei nostri ragazzi, dell'aspetto educativo, del benessere delle cittadine e dei cittadini di ogni età, del welfare potremmo dire. Abbiamo bisogno in questo momento di ulteriori sostegni. Purtroppo la fase emergenziale sanitaria, che non ci siamo ancora lasciati del tutto alle spalle, le altre emergenze che si sono succedute, il conflitto nella vicina Ucraina, la situazione di rincari quotidiani delle bollette, del caro energie, mettono il nostro ambito sportivo veramente alle strette. Abbiamo tanti appelli sul territorio che stiamo rilanciando al governo centrale, alle amministrazioni regionali, proprio grida di aiuto per i nostri impianti sportivi, per quelle associazioni che non riescono più a far fronte a rincari che talvolta arrivano a superare il 500%. Quindi grandi preoccupazioni, tra l'altro in un momento che sarebbe anche positivo, in un momento in cui registriamo anche l'entusiasmo e una grande voglia di ritornare a praticare, a far praticare attività sportiva.